Mi è arrivato un messaggio. Ok, dopo aver speso 2 euro al litro possiamo andare. Abbiamo messo la 115 ottani. Cioè praticamente metto la prima, sono già a 2,40. Sono 1000 ora. Ora tiro giù un albero se mi ci leghi la moto. Non puoi tirare giù alberi. E perché? GTA insegna. Non so se si sono resi conto di una cosa. Che c'ho la visiera bianca. No. Che il tempo non è. Bravo. E Simo, ho il portatarga aggiustato. Con le frecce che non vanno. Stai zitto. Perché devi rovinare tutto? Finalmente dopo 8 video. Signore, la riga era lì. Dopo 8 video ho il portatarga integro. Aia porca madre. Davvero ti sei messo a contare i video? Sì. Oggi direzione Valtrebbia. Non so fin dove arriviamo. Oi, no. Pischello, io ce l'ho piegato il serbatoio con le palle. Allora, ci terrei a precisare che ha fatto 3 giorni di sole, ma nonostante stia iniziando ad arrivare il freddo, infatti mantini invernali, caldacollo, piumino, i sassi, Babbo Natale, i fiumi, ma lampeggiato come una madonna. Facciamo che tiro sul finestrino, sì, il finestrino. Porco di... Porco di... Vediamo se abbiamo il clickbait di prima mattina. Secondo me è starnutita per quello che hanno lampeggiato i fari. 3 giorni. Ma te, mi sono rotto lo specchietto. Fammi parlare. Mi sono rotto lo specchietto. Ma come sei? Dai, ma che, ma guarda. Ah, che bello. Ho toccato una cosa senza moto. Metto a fare questo, metto a fare l'altro. Cosa c'è? Niente, niente. Dovresti sapere. Tre porco di giorni con un sole così. Mettiamo le videocamere a questo tempo di me. Vaffanculo. C'ho talmente tante cose addosso che devo ruotare il bacino per guardarti. Non il collo, il bacino devo ruotare. Porsche, Toys Center, Michelin. Quante c***o di marce. Sei passato a fianco, le tue chiappe hanno rimbalzato. Secondo me comunque un po' di acqua la prendiamo, che se viene giù uno sciacquone come Dio comanda poi. Ma che brutto è il mio casco con la visiera bianca. Bianca, bianca. Ascoltami, ma anche a te capita che quando urlo con l'interfono senti tipo malissimo? Ah, ma è pulita la strada, eh? Diamo il bianco, un trucchetto zicco. Vabbè, pazienza. Che non è facile con quello, cioè l'avessi avuto anch'io quando lavoravo in cantiere. Cosa ho detto? L'avessi avuto anch'io quando lavoravo in cantiere. Ho sentito urlare. Proviamo. E te che volevi metterti la tuta, brutto pezzo di culo? Vabbè, ma ci sta, 2 ginocchia a terra. Sì, broncopolmonite a terra. Un paio di femori lasciati lì. Però, cara Dainese, se vuoi regalarci un sottotuta invernale, ma di quelli belli caldi, tipo stufetta, cazzo. Voglio anche la legna, voglio anche la legna da metterci. Allora io sono disponibile. Voglio il cofra, c'ho la giacca aperta. Aspetta che mi fermo perché non è possibile qua, eh. Allora, vediamo di non aver perso i soldi che ho rubato in banca. Arriva le macchine, vai, vai, vai! Ci attaccano! L'ha presa! Mi viene quasi da piangere, sembra Natale. Me lo dicevano, eh! Cosa dicevano? Hanno detto che facciamo caldo fino a lunedì, Dio! Siamo a venerdì e non posso urlare che mi si apponna! No, Simo! No, dobbiamo prendere la galleria, quella lunghissima! Quella fredda! No, spingo! Metto la sesta, mollo la frizione e lascio che la moto vada e io corro. Ma scusami un secondo, ma di preciso dov'è che stiamo andando? È la strada verso il Valtrebbia, che è un fiume. Te lo chiedo ancora una volta con calma. Ma ti ho risposto. Dov'è che stiamo andando? Al Valtrebbia. Adesso mi devo incazzare, torno a casa solo io. Va bene, sono veramente senza parole. Adesso ti sparo. Avevo visto una monetina davvero genovese, ho voluto prenderla. Sarebbe giunto il momento di ammettere una cosa che non abbiamo mai detto a nessuno, abbiamo sempre trascurato. Sei sicuro? Sì. Ormai tanto siamo in ballo, balliamo, no? Ragazzi, dovete sapere che io e Matte siamo fratellastri, che vuol dire che abbiamo la stessa mamma e due padri diversi. Quindi... Sì, l'abbiamo detto, sti cazzi. Adesso voglio vedere tutte le domande. Perché non l'avete mai detto? Ma
ho ruttato la cena di ieri, ma è possibile? Piacenza! Dobbiamo andare a Piacenza? Verso Piacenza! Quindi a Piacenza andiamo! Piacenza! Piacenza! Verso! Piacere Simone! Enza! Simone! Vabbè, lo sai che stando in questa posizione mi si raffreddano le chiappe? Ma io che cazzo ne so come si arriva a Piacenza da là? Ma sei tu che fai i lavori, eh? Ma io volevo andare in Val... C'è qualquadra che non mi cosa. Io c'ho tutto lo sputo nel microfono dell'interfono. Vabbè, aspetta che ci ragioniamo un attimo. Saliamo un po'? Perché qua c'è scritto Piacenza di là. Però lì Torri... Lì Torriglia. E qua Piacenza. Ho trovato, secondo me è di là. Perché di qua non si può andare. Cosa hai fatto girando intorno fino adesso, scusa? Ho cercato il cartello. Questo è sputo, lo sai. Però non vedo niente. Fra, Simo, ha iniziato decisamente a piovere. No, poi, no, Fra. Vuoi vedere se si gira il signore? Vai. Porca. Ha detto lo porto io. Boh, Fra, piove. 3 giorni con un sole così tondo. Ma così tondo che lo potevo raccogliere. Non ha senso però, ok. Aspetti, le videocamere viene a piovere. Ah, Fra, che male. Aia, una goccia d'acqua in pieno nell'occhio. Ti ha fatto piacere? Ma ti ho appena detto che mi son fatto malissimo. Salute. Non so dove siamo. Aspetta, lo chiedo alla signora. Scusi, posso chiederle una cosa? Fra, l'ho terrorizzata. Scusi, posso chiederle una cosa? Noi ci siamo persi, non sappiamo dove siamo. Torriglia? Ok, se continuiamo. Ok, grazie mille. Grazie, salve. Scusi, ci siamo persi. Terroristi, signora, terroristi, vada via! Terroristi! Via! Vogliono i soldi! Ma perché? Non ce la posso fare. Qua è pure, qua c'è stato un omicidio, lo sapevo io. Cosa fai? È fresco, Fra, è ancora qua vicino. Sì, ma cosa hanno sparato, un dinosauro? Andiamo al presepe. Aio le pecore! No, siamo a Genova. Simone, chiama Pizzicherredu che dobbiamo tosare. Fra, ci abbiamo tremato dietro, vai, ci abbiamo tremato dietro. Addio, degenera. Ma raga, ma è bagnato. Dio, ma non ti devi arrabbiare la ciao. Oh, Fra, saia! Fra, che male! Ah, ma non era una foglia, era un pugno. Sassi, foglie. Cosa viene dopo il 2? Ma perché mi devi lasciare qua? Non stai in strada manco se la pago. Il problema non è salire, il problema è che poi ci devo anche scendere giù di qua. Casa di gente. Ora, modalità endurista. In piedi. Everybody stand up on the sofa. Sono da fare un po' di enduro. Ritorna a casa. Allora, dopo aver preso un pugno in faccia dalla natura, ritorna a casa perché piove. Ma dai, ma siamo partiti, ha ripreso a gocciolare. E niente, si torna a casuccia. Oddio. Non sei tanto a posto, Fra, lasciatelo dire. Ma mi sei dietro? Sì. Allora vattene. No, ma sto arrivando io, ma lasciami la presa. Va bene. Ora che ti sei impegnato a metterti in strada, pigi il c***o di acce... No! Io boh! E poi si lamentano! E poi dicono che sono violento! Saluto! E mentre torniamo vi canto una canzone. Porco! Comunque che giornata fiacca, oh. Strada chiusa, piove, sassi in faccia, foglie in faccia. Cosa viene dopo il 4? Ciao amico, ti piace la mia bici? È una mountain bike. Guarda, pedalo di più. Ma zio, mi sono cagato addosso. Ah, che bella giornata. Il sole splende, gli uccelli cinguettano, la Madonna è... Ma basta suonare, ti sento. Voglio avvisare il mondo che sono qui per loro. Siamo qui di centro. Ciao voi. Mi ha fatto segno che siamo fuori di testa.
Ci ho fatto il cuoricino. Trasformiamo l'odio in amore. Vaffanculo. Fabio, guarda, tu fai pure il vips col telepass. Io prendo un po' di carta per dar fastidio a Greta. Quindi, bella gente, direi che è un grosso ciao. Ci vediamo a Forum. Bella, ragazzi, ci vediamo sempre ogni giovedì alle 4 su Mela Verde. Ciao.